Cari amici, buona giornata, buon mercoledì 26 agosto. Iniziamo questo nostro breve incontro sul Vangelo del giorno invocando Dio e esprimendo a Lui, al Signore della nostra vita, il desiderio di incontrarlo. Usiamo per questo le parole di un grande santo di cui martedì faremo memoria. Sant'Agostino. Come il cervo anela le sorgenti delle acque, così l'anima mia sospira a te, o Dio. Ha sete l'anima mia del Dio vivo. Quando verrò e mi presenterò al volto del mio Dio? O fonte di vita, vena d'acqua viva, quando verrò dalla terra deserta, senza strade, senza acque, alle acque della tua dolcezza, per vedere la tua potenza e la tua gloria, e saziare con le acque della tua misericordia la mia sete? Ho sete, Signore sorgente di vita, dissetami. Ho sete del Dio vivo. Quando verrò e starò, Signore, davanti al tuo volto? Vedrò mai quel giorno di felicità e di gioia, quel giorno fatto dal Signore, perché esultiamo e ci rallegriamo in esso? O giorno chiaro, che non conosci sera, giorno che non ha tramonto, nel quale udrò la voce di lode, la voce di esultanza e di magnificenza. Entra nella gioia del tuo Signore, entra nella gioia eterna, nella casa del Signore tuo Dio. Entra nella gioia senza tristezza. Ecco che cos'è il cielo, il paradiso, una gioia senza tristezza. Leggiamo allora oggi il Vangelo del giorno, che è la continuazione del Vangelo di ieri. A un certo momento della sua vita, Gesù, verso la fine, dopo aver fatto dei dibattiti accesi con i suoi classici nemici, scribi e farisei, di fronte alla gente esce con dei guai, delle invettive. Oggi ne leggiamo le ultime due. Siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetti dal 27 al 32. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che somigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morte e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri». Ecco allora due guai molto forti, molto rigorosi, molto severi di Gesù contro gli scribi e i farisei. E Gesù dice questo di fronte ai discepoli e alla folla. Innanzitutto chiama questi scribi e farisei sepolcri imbiancati. Chi è stato in Terra Santa ha visto ancora oggi i sepolcri di quella terra, bianchissimi all'esterno, così come erano ai tempi di Gesù, sepolcri bianchi di fuori e dentro ovviamente anneriti dalla presenza delle ossa e della chiusura. L'immagine del sepolcro bianco all'esterno
e nero all'interno, Gesù la usa per descrivere chi sono questi scribi e farisei. Si presentano in un modo e la loro vita è tutt'altro. Lo fanno per ingraziarsi la gente, per sfruttare la gente, e non hanno nessuna preoccupazione di verificarsi, di verificare la propria vita davanti a Dio, il vero giudice, colui che realmente conosce ciascuno fino in fondo. E poi l'altra invettiva, altrettanto severa. È da notare che Gesù dice queste cose dopo che ha saputo che gli stessi scribi e i farisei tramano contro la sua vita. E quindi l'accusa che Gesù fa è questa. Voi scribi e farisei adornate le tombe dei profeti che i vostri padri hanno ucciso, dicendo: fossimo stati noi al posto dei nostri padri, non avremmo ucciso i profeti. Gesù dice queste cose mentre sa che quegli stessi scribi e i farisei stanno tramando contro la vita di lui, il profeta di Dio, il profeta di Nazareth, il Messia. E conclude Gesù: voi colmate la misura di iniquità dei vostri padri. Ecco, mi sembra che il testo sia facilmente comprensibile, ma è un testo che ci interroga, che deve in qualche modo interrogare la nostra coscienza religiosa e chiederci come noi stiamo seguendo il maestro di Nazareth. C'è qualche forma di ipocrisia, di farsa, di recita nella nostra vita? Cerchiamo la coerenza tra ciò che appare della nostra vita e ciò che realmente la nostra vita è. Perlomeno riconosciamo questa incoerenza e ne famo oggetto di accusa, di penitenza, di pentimento, di conversione. Io credo che la cosa importante che ci viene da questo insegnamento è l'invito a mostrarci per quello che si è, da una parte, e dall'altra fare tesoro degli errori che conosciamo essere stati compiuti dagli altri per non ripeterli a nostra volta. Perché noi non cadiamo nell'inganno tremendo di essere peggiori di chi ci ha preceduto. E allora preghiamo il Signore, invochiamolo, esprimiamo ciò che può abitare il nostro cuore toccato da questa parola. Diciamo: Signore Gesù, tu sei un profeta vero. Anche i tuoi nemici riconoscono in te la verità, la schiettezza, l'adesione piena alla verità di Dio. Aiutaci a seguirti, ad essere anche noi non ipocriti, ma veri. Una vita vera nel modo di impostarla, nel modo di comunicarla e nel modo di raccontarla. Sia un tutt'uno in noi ciò che siamo, ciò che appariamo agli altri e ciò che diciamo di noi stessi. Così sia. Terminiamo questo breve incontro in questo mercoledì 26 agosto, benedicendoci, guardandoci con simpatia, invocando l'uno sull'altro ogni bene da parte di Dio e dicendo anche oggi così: il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci.